Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con il nostro Steven Age, signori. Ok, allora, prima di partire col video vi ringrazio già in anticipo per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare like e di lasciare tanti commenti e darmi dei suggerimenti per migliorare questa serie o per magari qualcosa che vorreste vedere. E prima di partire, signori, io volevo capire un attimino al calendario, noi come siamo arrivati, dove siamo arrivati. Abbiamo due partite che sono praticamente il 25 dicembre e il 28 dicembre, ok, e poi inizia gennaio con la partita il 1 gennaio. Che razza di date sono? Cioè l'1 gennaio e il 25 dicembre, ho capito, perfetto. E poi inizia appunto il mese di gennaio in cui inizia il mercato, ma noi non abbiamo minimamente una lira. Ripeto, io l'unica cosa che farei, signori, sarebbe quello di investire in vendere magari qualcuno della nostra rosa. Vediamo un attimino noi come siamo combinati, signori. Hub rosa, c'è qualcuno che no, perché noi siamo proprio contati. Un portiere, due esterni sinistri, quattro difensori, due esterni destri, anzi sono tre, quindi uno lo potremmo vendere. Bostic, che è inutile, io lo venderei pure, 34 anni. Roberts, Reeves, Reed, Schmidt e Tinubu. Ok, non abbiamo esterni destri e abbiamo quattro attaccanti, che fondamentalmente non ci servono quattro attaccanti ora come ora. Quindi io potremmo vendere un attaccante e Bostic, direi di sì. Tinubu, Schmidt, Reed e Reeves. Certo, perché uno mi gioca sulla destra, uno di questi centrocampisti. Dov'è? Roberts mi gioca sulla sinistra e sulla destra chi mi gioca? Reed, sulla destra mi gioca Reed. Comunque, mercato qualcosina la possiamo pensare, anche perché secondo me potremmo anche andarci a prendere qualche svincolato, magari promuovere qualcuno di questi nuovi e di quelli che abbiamo nel vivaio, tirarceli magari in prima squadra e vedere, magari ora non mi ricordo chi ce ne aveva, signori, magari vendere qualcuno oppure metterli in prima squadra così e lanciarli già allo sbarando, non lo so. Certo che dovremmo cercare di fare un attimino un po' di soldi e la vedo abbastanza difficile, la vedo molto difficile, però concentriamoci sulla partita di oggi, signori. Concentriamoci sulla partita di oggi. 3 punti, perfetto, partiamo già subito con un rigore per loro. Bradford, calcio di rigore, Walker contro Chapman. Da cazzarola, ma Chapman vola! Porta parata. 14esimo, azione ancora per loro. Azione ancora per loro sulla nostra destra. Sulla nostra destra, attenzione. No, fermo. Un pallonetto inutile. Va bene così, ci grazie. Roberts sulla sinistra, attenzione. Vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo cosa riusciamo a inventarci. Roberts accelera sulla sinistra e se ne va. Non c'è nessuno però al centro dell'aria. Sbagliato tasto. Non mi accade il tasto per tirare, invece devo semplicemente passarla. Calcio di munizione per il Steven Age. Norris alla battuta. Un pallone un po' bruttino, ma il pallone è ancora nostro. Il pallone è ancora nostro. Attenzione, lo vede. Bellissimo, signore, il movimento. List. Grande recupero. Ho fatto una cretinata. Ho fatto, mannaggia, ancora. Punizione per noi. Stevenage, la batte Reeves. Vediamo cosa si inventa. Reeves la gioca bassa per Smith per Reed la gira ancora per List. La crossa leggera. Mamma mia, che sifonata di Roberts col sinistro, il numero 11 porta in vantaggio lo Steven Age. Dai così cazzarola. Siamo al secondo tempo, 50esimo, azione per il Bradford che parte dalla sua metà campo. Naturalmente faranno il passaggio all'indietro. Ecco, ormai sto gioco sta diventando ripetitivo come pochi. Va bene, vediamo di recuperare. Mamma mia, che brutto fallo. L'arbitro fischia, non c'è nessun cartellino rosso, quindi sicuramente ci sarà stato un cartellino giallo. Protegge il pallone. Attenzione. Con il corpo. Non lo so, gli vuoi da fallo? Si è buttato lui su di noi. 1-0 ancora, 62esimo, azione di contropiede per lo Steven Age. Parte Smith,
No, sì, parte Smith, giusto. Sul cerchio della nostra metà campo. Attenzione, si allarga, si allarga, si allarga, si allarga. Fa fuori il difensore. Attenzione, sulla fascia di sinistra. Bravissimo Smith. Bravissimo Smith, li fa fuori tutti. Smith, 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 Smith. Interviene e spazza via. Troppo veloci, troppo veloci. Non abbiamo capito niente, praticamente. Guardalo, guardalo, guardalo. Ancora. Abbiamo avuto due ottime azioni. Ce le siamo rovinate. Ce le siamo rovinate. Ancora, attenzione. Al 66esimo. Pallone per il Bradford, che vuol far uscire lo Stevenage. Attenzione, attenzione. Attenzione, uno, due, attenzione. Ah, porca miseria, perché mi deve levare le azioni quando sto andando bene? 74esimo. Bradford sul cerchio di centrocampo. Vediamo cosa si inventano. Vediamo cosa si inventano. Scivolatona. Mamma mia, lo abbiamo falciato come se non ci fosse un domani. L'abbiamo falciato e lo facciamo di nuovo. Intervento ruvido, sarà punizione. Ma che sta di? Ma che te inventi? Ma che te inventi? Ma non ce l'ha mai sta punizione. Abbiamo semplicemente falciato le gambe. Fuori sto pallone. Ok, fuori proprio violentemente. Va bene così. Vai con l'altra azione. No, rigore loro al 76esimo. Due rigori gli ho dato. Chapman per il miracolo. Chapman per il miracolo. Chapman per il miracolo. Chapman per il miracolo. Non ci arriva. Chapman per il miracolo. Non ci è arrivato. Al 76esimo l'hanno pareggiata. All'81esimo ancora azione loro. Porca miseria, dai. A me neanche un rigore mi sta dando. A me nemmeno un rigore mi sta dando. Decisivo l'intervento del portiere che nega il vantaggio. Incredibile, tutte azioni loro, signori. Tutte azioni loro sul finire di partita. Tutte azioni loro sul finire di partita. Calcio d'angolo, 86esimo. Quando è finito questo, se non segno nel 2-1, sarà finita la partita. E c'è il gol che cambia. Che cosa avevo detto? Adesso a poco dal termine. Una calcio girata per la formazione avversaria. Fin. Non c'è più tempo. Fin, fin. Dunque il abbiamo perso 2-1 contro il Bradford. Ma porca miseria. Hanno staccato la spina prima del tempo. Questo gol. Si parte. Mi vengono i nervi, mi vengono i nervi. Vincevamo 1-0. Abbiamo sbagliato l'impossibile. Abbiamo sbagliato con dei cross a centrocampo in cui andavamo completamente a vuoto. Cioè i cross in aria in cui andavamo completamente a vuoto. Va bene, avanziamo. La partita di Natale non ci ha portato bene. La partita di Natale non ci ha portato bene. Adesso abbiamo il Sutton. Il 28 di dicembre. La squadra sarà completamente sfatta, infatti, quindi andiamo a gestione squadra e vediamo un attimino di sistemare questa situazione. Allora, i due centrali li cambiamo, Piergianni e West, però li invertiamo perché mi piace di più così. Matteo è distrutto, gioca Wilding, Rives è distrutto, gioca Smith, che non lo sa fare ma impara a farlo, Reed è distrutto, gioca Tinubu. Norris è distrutto e gioca Rose. E Roberts è pure distrutto. Facciamo giocare l'altro attaccante che è Rate. Perfetto. Cambiati una botta di giocatori, signori. Ma dobbiamo per forza fare un po' di turnover. Anche perché sennò loro si iniziano a incavolare che non giocano. Loro iniziano a incavolarsi che non giocano. E noi invece dobbiamo farli giocare così. Sono tutti contenti e tranquilli. Tutti contenti e tranquilli. Sta fermando, vabbè, ci stava, una sconfitta ogni tanto ci sta. Serata piovosa, terreno allentato, classico tempo da lupi, ma la magia è intatta, il fascio di questa sfida. Dai così. Diamo ci parte Daniela Dani, di nuovo in... Subito un'azione per loro. Il Sutton parte in contropiede, siamo nella loro metà campo. Parte in contropiede, una parolona, perché ora andranno indietro, perfetto. E vedi, mannaggia loro. 17esimo, Stevenage in attacco con List. Stevenage in attacco con List. Stevenage in attacco con List. Guardalo, guardalo, guardalo. Perfetto, che vede Rose. List ha visto Rose. List ha visto Rose. Rose. La piazza leggera, leggera, signori. 1-0 della Stevenage. Rose. Timbra il cartellino. E va bene così. Rose, timbra il cartellino. E va bene così. Calcio d'angolo per noi. Al 22esimo. Chiamiamo vicino il nostro compagno di squadra, l'arbitro fischia, noi chiamiamo il compagno così la giochiamo bene, palla per List che gira su se stesso, List entra in aria, sciofecata,
però è stata respinta. Calcio d'angolo dal lato opposto per il Sutton. La batterà Gambin, che va a chiamare il compagno lì vicino. Palla toccata corta. Azione simile a quella dello Stevenage. Pallone uscito, attenzione, attenzione a loro, bisogna levargli sto pallone, bisogna c'è levargli bene, sto pallone, signori, bisogna levargli sto pallone, bravissimi! Lo Steven ne esce bene al 34esimo. Palla sul cerchio di centrocampo, Schmidt. Riceve lui, Schmidt riceve lui, attenzione. No, aspettavo, palla per Schmidt adesso. Rose, bruttissimo questo passaggio però per Reid, che però vede benissimo Gallardo. Gallardo. Che... No, ma perché tutti sti rigori? Dai però! Ma non è neanche giusto! Ma non è neanche giusto tutti questi rigori, signori. Per fortuna la tira centrale. Calcio d'angolo nostro al 58esimo. Siamo già all'inizio del secondo tempo. Calcio d'angolo per noi. L'arbitro fischia. Noi chiamiamo il compagno Gallardo per vedere List. List. Riesce a girarsi. List non ci pensa due volte. La palla sfiora il palo. Al 60esimo. Attenzione, azione loro. Al 60esimo, attenzione, azione loro. Sulla fascia, sulla nostra fascia di destra, riescono niente a perdere il pallone. Perdono il pallone molto facilmente. Calcio. Oh, finalmente rigore per lo Stevenage. Lo batte Gallardo. Signori, io lo tiro centrale. Voi dite quello che volete, io lo tiro centrale. Bello, preciso, diretto, gol. E dai così. Gallardo 2-0, partita chiusa. E festeggia come CR7. Va bene così, signori, va bene così. 2-0, ci riprendiamo subito. Così può bastare. È finita. E va bene, va bene così. Ok, ci siamo ripresi subito dalla sconfitta della gara precedente. Entriamo a gennaio. Prossima partita è il 1° di gennaio e siamo proiettati con l'inizio del mercato, che inizieremo a fare la prossima, nel prossimo video, signori, non in questo. Andiamo a giocare contro il Charlie. Il Charlie, se non sbaglio, è il Charlie? Charlie, come cazzo si pronuncia? Quelli lì. Resocondo mensile primavera, resocondo mensile. È arrivato qualcosa di interessante finalmente. Resocondo mensile squadra primavera, lo vediamo dopo. Resocondo giovani talenti disponibili. Allora, dall'Inghilterra abbiamo Casper Andrew, 62-86, 300.000, un portiere. Jude Rose, 60-82, no, tu mi fai schifo. Gabriel Curtis, 52-72, no. Mary Moss, 65-81, no. Casper Potts, 47-65, no. L'unico eventualmente è questo, lo teniamo sott'occhio, no, perché abbiamo finito il periodo. E allora, 62-86, sei un 300.000. Ma vieni dentro, va, vediamo se sei interessante. Giovani disponibili dall'Irlanda. Abbiamo Donald Keane, 58-80, no. Coy Molloy, 64-88, no. Ryan Rice, 57-77, no. Perfetto, grandi giocatori che abbiamo recuperato da dove? Andiamo a vedere un attimino il vivaio, che abbiamo preso quel portiere, vediamo se ne è valsa la pena. È un 54, ok. 62-86. No, gli unici che potremmo promuovere potrebbero essere. Hanno tutti, a parte Harris, tutti gli altri potrebbero salire in prima squadra. Allora, gli unici profili interessanti che abbiamo sono Hamalain, che è un 50 ed è un CC. De Souza, ok, che è un CC, ma non è tutta questa bellezza. Harris, che potrebbe essere interessante. Harris, Taylor Harris. E sto portiere che, mamma mia, è proprio messo male. Però andiamo a vedere un attimino i piani di crescita di tutti quanti, signori. Allora tu, tre settimane, quindi fammi il portiere in tutti i sensi. Tu sei 6 settimane. Ma cosa sei migliorato? Niente praticamente.
passaggi fai ancora schifo, devi lavorare in difesa pure. Difesa, 6 settimane, laterale. Barnett, laterale difensivo. Sei un 47 ancora da quel lato. De Souza è un CC, come velocità non corre più, sta migliorando in dribbling. Mi potresti migliorare anche un poco in passaggi, ecco, lavoriamo anche un tanto sui passaggi, 7 settimane. E Hamlan sta lavorando tanto sui passaggi, 9 settimane, va bene, no, continua sui passaggi, sei un CC, devi lavorarmi sui passaggi, zio. Allora, noi potremmo portarci in prima squadra Hamlan, che comunque è un 83-89. De Souza, no, De Souza potremmo portarlo in prima squadra per venderlo. Stessa cosa Barnett, perché è inguardabile. Harris lo potremmo portare in prima squadra. E Andrew potremmo portarlo per in prima squadra e vendere il secondo portiere? Non lo so, non ricordo nemmeno se abbiamo un secondo portiere noi. Abbiamo un secondo portiere? No, non abbiamo nemmeno un secondo portiere. Bene, ottimo. Bello così. Allora, facciamo le cose in maniera graduale. Andiamoci a giocare l'ultima partita contro il Charles Lee. Abbiamo qualcuno da sostituire? No. Va bene così, sono tutti carichi a pallettoni. Andiamocela a giocare, signori. Vediamo di portarci a casa i 3 punti. Vediamo di migliorare la classifica, dove ci fermiamo. Non andremo avanti ogni giorno, perché il mercato è molto importante. Vediamo un attimo di piazzare i piazzabili per quanto riguarda eventualmente vendere qualcuno e poter sistemare qualcosa di interessante. Tra l'altro gli osservatori hanno finito il loro periodo, quindi non dobbiamo anche rimandarli da qualche parte. Quindi se dobbiamo licenziarli, meglio licenziarli ora che dopo. Attenzione, azione nostra, Roberts sulla fascia di sinistra. In aria non c'è nessuno, ma si stanno avvicinando sia List che Norris. Li vede entrambi. Un cross bruttissimo. Palla loro. Cerchio di centrocampo al 31esimo. Vediamo cosa si inventano. Niente, perché Smith li leva subito un pallone che lui recupera. Smith ancora più veloce. Niente da fa. Devono tenerlo per forza loro. E no, glielo andiamo a levare proprio di pesantezza sui piedi. Ok, va bene così. Rigore, attenzione. Oh, Norris, finalmente qualche rigore anche per noi. Signori, io al solito lo tiro centrale. I nostri rigori centrali non si sbaglia mai con i nostri rigori centrali, signori. Rigore centrale e gol. Niente da fare per il portiere, signori. La maledizione dei rigori centrali. Si festeggia la Cristiano Ronaldo e si porta in vantaggio lo Stevenage. Già siamo al 60esimo nel secondo tempo, signori. Palla sulla sinistra, sulla nostra destra. Cerchiamo di uscire. Recupera il pallone, ottimo intervento. Troppo violenza. Calcio d'angolo per loro al 76esimo. Attenzione, vediamo che si inventano. Noi dobbiamo buttare fuori sto pallone. Corre battuto in mezzo. Ok, Norris la colpisce corda. Di testa, la palla schizza un poco fuori, ma mantengono loro il possesso. Chapman, bravo così, bravo Chapman. Qui il segnale di chiusura del match. Successo. Subito finisce così, tutto buono e benedetto, che è finita 1-0 per noi. Montella va a stringere la mano all'allenatore avversario, si congratulano e poi va verso i suoi giocatori per festeggiare i 3 punti importanti di questa vittoria. Bello così. Partiti. Ok, allora andiamo a vedere la classifica del campionato. Importante. Dopodiché ci fermiamo qui e io vedo un attimino, studio un attimino le possibili soluzioni. Vediamo anche se conviene mandar via l'osservatore oppure no. Posto in arrivo, cosa è successo? Aggiornamento. Ah, è arrivato l'altro osservatore. Ottimo, sono arrivati tutti. Che dalla Danimarca ci porta solamente questo Danielsen 63-85. Vali qualcosa di interessante? No. Allora, questo dalla Danimarca dobbiamo mandare via, signori. Non ci può portare un giocatore a volta. È qualcosa di interessante. Credo che sappiamo sia sostante per me non giocare. Kane Schmidt. Ho dovuto cambiare un po' le carte in tavola. E infatti sarai venduto, perché già stai rompendo le scatole. Già stai a parlare troppo.
Va bene, signori, allora, classifica, rullo dei tamburi, no, non ce la fa vedere. Ma porca miseria, mi devi far vedere la classifica? Ah sì, no, la classifica me la devi far vedere. Scegli competizione, noi siamo in Playoff League 2. No, Playoff League 2 non me li fa vedere, come faccio a vedere la mia classifica? Non me la fa vedere, niente, così, in maniera misteriosa, non sapremo mai. Ah no, qua è LFL League 2. Siamo primi? Porca miseria, siamo primi a 51 punti. Porca miseria, 7 punti di vantaggio su il North Panton Town e Walsall e 8 sul Bradford. Tanta roba, signori. Possiamo anche iniziare a valutare la simulazione delle partite. 7 punti sulla seconda sono tanti. Va bene così. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per le aggiornamenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga. Ciao.